Esatto, riavvia, richiudi, riavvia. Spegni, accendi, spegni, accendi. Funziona sempre. Io gli ho detto pure. Stefano, vai. Pronto. Vai, vai. No, dicevo, com'è che sei riuscito a smettere di fumare? Com'è andata? Come hai fatto a smettere? Basta, ho smesso. Proprio così. Sì. Debo. Allora, io ho smesso di fumare due volte. Una prima del 99, cioè nel 99. Andando all'anti-smoking center, che erano questi centri che erano strapubblicizzati nelle radio locali, e pensavo che fossero delle mi cagate. Mi ricordo. Delle cagate immonde. Invece in realtà a me funzionò il sistema. Pubblicità l'ho vista anch'io, ma non anch'io ho sempre pensato che fossero una cavolata, e non è mai così. Ma guarda, io alla fine lì funzionò il sistema a livello proprio di azienda. Perché funzionò il passaparola, cioè nel senso non era soltanto la pubblicità per radio, ma comunque le persone che ci andavano, tra l'altro se tu andavi tramite una persona pagavi un X di meno, quindi c'era tutto questo incentivo, alla fine la gente comunque lo vedevi il risultato, cioè nel senso le persone che sapevi che c'erano andate lo sapevi che non fumavano, e quindi alla fine comunque sei stato incentivato ad andarci. Poi c'era comunque anche un pacchetto soddisfatto rimborsato, cioè ti ridavano tutti i soldi tranne l'IVA se tu ricominciavi a fumare praticamente. Oh, c'era un arco di tempo, chiaramente se fumavi dopo un anno no, però se tu comunque a breve fumavi ti ridavano i soldi. Ed era stato pure interessante come cosa, perché quando sono arrivato lì, come sono entrato dentro, il tizio mi fa: prego prego, accenditi la sigaretta, fumando una sigaretta. E dico, vabbè, ma cioè, mi sembrava un po' strana la cosa. Dice: no, ma tu non pensare a quello che ti sembra strano, no. Accendi la sigaretta perché questa cosa è una cosa simbolica, te la godi, stai qui. Poi dopo c'era un gigantesco vaso di vetro con dentro milioni di pacchetti di sigarette. E qui dici: tu quando hai fumato la sigaretta, poi butti il pacchetto di sigarette qua dentro. Cioè, quindi questi poi se le vendevano queste sigarette, no? Esatto. Stavo dicendo poi cosa ci facevano. Non lo so, le vendevano sfuse, che ne so che cazzo ci facevano. Però vabbè, era anche se poi vendevano sfuse, infatti, le sigarette. Se fumavano, loro mica smettevano di fumare. Esatto, smettevi tu. Comunque adesso Morris lo sentiamo, fortunatamente. Ok, perfetto. E niente, praticamente questo te fa butta, poi ti faceva buttare la sigaretta, te faceva mettere seduto, e c'era questo affare, insomma, questa pennina che ti mandava degli impulsi elettrici praticamente. Che poi lui mi spiegò che questa cosa, insomma, serviva per scatenare un X percentuale di endorfina nel corpo, che nell'arco dei 24 ore aiutava praticamente alla riattivazione della ghiandola, che normalmente viene atrofizzata all'uso della nicotina praticamente, no? E quindi che crea dipendenza. E infatti loro poi, quando tu finisci questa cosa, che dura comunque un quarto d'ora, non è che era... Ma che state a fare, scusate? Che un carrello, cos'era? Scusa, giuro che non sono io. No, ma è Davide, sicuramente Davide, sono sicuro che dai. Vabbè, comunque... a un certo punto, cioè, dura un quarto d'ora, e loro poi dopo ti danno la valeriana, cioè loro ti suggeriscono di acquistare valeriana e di mangiare liquirizia, però quella pura, cioè non quella, insomma, caramellata, cioè quella, insomma, la radice, proprio quella, la che radice. Ti fa schifo praticamente, esatto, che poi sì, ma ti dico che poi alla fine, ma come, cioè, no déjà abitui, come no. Io sono tornato a casa le prime 12 ore sono state particolari, perché la sera quando sono tornato a casa praticamente tremavo, cioè nel senso avevo questa cosa, ho detto, ci ho avuto pure paura, perché dico non so che cazzo mi sta succedendo. Però quando io sono uscito da lì, comunque non ci ho proprio più pensato alle sigarette. Boh, se fosse stato poi un fenomeno empirico, che c'era un motivo scientifico, roba del genere, o questi comunque in qualche maniera ti facevano sta stronzata e ti convincevano e tu hai smesso di fumare, comunque la cosa aveva funzionato. Però lui mi disse, sì, esatto, sì. Però lui mi disse una cosa che è una cosa che io racconto sempre, perché mi rimase impressa, e oggi che io dal 2012 non fumo più, so quanto è vero. Tu non sei una persona che tu non sarai mai un non fumatore, tu sarai sempre per tutta la vita un fumatore, ma con questo sistema sei un fumatore che non fuma. E questa non è una stronzata, perché comunque in effetti
Oggi io non ci penso minimamente a fumarmi una sigaretta, non mi viene neanche in mente, anche quando vedo gli altri che fumano, roba del genere. Però sono delle situazioni, a volte, in cui c'è questa reminiscenza dentro di te, che qualcosa dentro di te, una cucina lontana, dice però qui una bella sigaretta ci starebbe. Ah sì, ha voglia, ha voglia. E questa cosa, comunque, è la volta in cui tu fumi quella sigaretta lì, sei fregato. È ricominciato il processo. È vero. E così successe praticamente 2 anni dopo, quando io ho fatto sta cosa, che una sera per vedere a un certo punto per fare il cretino, mi sono fumato una sigaretta, perché tanto dicevo...